Ragazzi, buongiorno e un buon giovedì a tutti e buona settimana. E incominciamo così con questo video dove approfondiamo di tutto di quello che c'è da dire, ok? Perché mi arrivano tante notizie dal mercato che dai direttori, ok? Perché comincio a fare questo video perché adesso ne parleremo di tutto, però il motivo è uno solo, ok? Tre notizie da darmi perché Federico Cherubini non resterà a Torino, ma sarà appropriato quello del Parma perché il Pisa vuole lasciar partire il direttore sportivo perché arriva un certo Stefanelli, ok? Perché sta ancora monitorando la partita in corso. Quindi questa è la prima notizia che vi do. Perché al 2020 stavano già negando fortemente congiuntori e quindi al 2022 è stato promesso sposo nel Cesena. Ok, perché dal 2023 è arrivato a Pisa. E quest'anno, nel 2024, con uno stipendio molto, molto incasato, ma non di tanto, ok? Intorno ai 9 milioni, ok? Perché si è girato attorno a 1,5 milioni, quindi questo è l'ammortamento più un ingaggio che vale così a 2,5 milioni più un di bonus. Quindi questo vuol dire che la Juve prepara i coppi, ok? Perché sta monitorando anche a Porsche del Bologna, poi a Ferguson e a Coppa Miners, ok? Perché sta pensando a questo, ok? Quindi questo è tutto da mercato e quindi queste due sono le prime notizie ufficiali che arrivano, ok? E la terza notizia ufficiale è che la Juventus monitora anche uno giocatore in più, ok? Perché sta monitorando a quello di Sune, poi a futuro di Caio George e Barnechea, ok? E Arthur dalla Fiorentina alla Juventus, ok? Perché non lo riscatterà, che alla fine
Tangione rientra a Naiuove. Sono sicuro che la gente darà l'addio ad Arthur alla Fiorentina, ok? E queste sono le tre notizie ufficiali, ok? Quindi stanno così i fatti, ok? Perché è così. Adesso è chiuso con questa teoria del calciomercato perché noi stiamo preparando la partita di Juve l'altra, che è la Fiorentina, ok? Quindi mi raccomando, perché il futuro è su Bologna, li tengo molta della panchina, perché arriva da Bologna, perché sta arrivando a meno 2 punti da noi, ok? Perché è forte come squadra, è vero, ma un gioco di squadra, cioè ragazzi, ok? Un Bologna è troppo forte quest'anno perché rientra nelle prime quattro d'Italia e in Europa. Sono sicuro che rientra nei primi 4 posti, ok? Quindi questo è tutto. Però noi sfidiamo la Fiorentina perché ora stiamo attenti, perché stiamo guardando all'indietro in classifica, perché noi ci vogliamo anche riscattarci pure in campionato con la vittoria contro della Lazio in Coppa. Però è così, ok? Quindi mi raccomando, e sono sicuro che ce la possiamo fare in domenica, ok? Perché si fa festa nel ponte, si fa festa nel ponte, e quindi io me la riuscirò a vedere, ok? Quando uscirò. Quindi mi raccomando, ok? Questo è tutto, perché ci andiamo a tenere i 3 punti importanti la domenica questa, ok? Perché oggi stiamo una giornata più importante, perché la Juventus considera le partite più importanti della stagione, ok? Perché è così. E poi approfondiamo quello che c'è da dire. Ok? E questo quello che sia chiaro, perché io voglio vedere un risultato positivo, perché così, va bene? Quindi la mia formazione è questa, perché io me ne sento le notizie e me le tengo qua in mente. Va bene? Quindi la mia formazione è questa, con Szczęsny in porta. Poi in difesa con Gatti, perché è ammonito in Coppa e si attirerà la partita di ritorno, con Bremer e Alexandro. Ok? Rugani, poi vendiamo, ok? Perché questo è l'unico ballottaggio. Però metterei Rugani. Poi al centrocampo con Locatelli e con Cambiasso, perché non si attira la partita, e quindi McKennie abbiamo detto che
Nono rimende, nono rimenderemo, nono rimendremo, ma ci sarà soprattutto McKinney con Rubio e Kostic, ok? Perché hanno giocato molte partite, però è vero, ok? Però metterà Training o Alexandro, poi vendiamo. Ecco una coppia di Chiesa e Vlahovic. Ok? Mentre la Fiorentina Andrei esumberi, perché la Juventus ne andi esumberi, ok? Perché è così. Che mi tirano i titolari. Perché l'italiano ha concesso molto alla squadra di ieri, ok? Perché ha vinto e grazie a lui, ok? Quindi soprattutto va un grande in bocca al lupo all'italiano, perché la nuova squadra la deve scegliere, oppure i Napoli. Faccio una provocazione ai napoletani, ok? Perché è così. Poi vendiamo il tutto. Ma sono sicuro che la Juventus vincerà domenica. Poi ne parleremo, cari interisti. Poi ne parleremo. Perché io non so se sono il vostro, non lo sono, ok? Quando voi siete arrivati fin qua e mi avete tre partite da fare, bambino, io sa già fatto, ok? Tutti e tre partite da fare, invece noi abbiamo 8 partite, vale. Quindi questo è tutto. Mi raccomando, è sempre fino alla fine, ok? Che pure la notizia bomba arriva dalla Spagna, quindi a Hermoso, pure a Nepal dell'Atletico e basta, ok? Per sostituire ad Alexandro, quindi sono sicuro che mamma mia Anzero. Quella di Gessandro, ok? Perché è così. Io do il rispetto ad Alexandro, tutto qua, perché mi ha sostenuta la squadra e non fischia mai i ragazzi, ok? Perché sono ingiusti, ok? Sono ingiusti quei fischi. E io sono sicuro che Anetri rimarrà sulla panchina della Juventus e non cambieremo, ok? Quindi questo è tutto. E basta a piangerci, a piangerci, a piangerci addosso. Quindi mi raccomando, e siete fieri, e siamo fieri dei nostri colori, solo per la maglia e sull'attaccamento della maglia, ok? Perché questi vanno contro la Juventus, i giocatori, per arrivare contro l'allenatore. Perché se si gira intorno all'allenatore, a me questo non mi interessa, ok? Perché l'allenatore va sostenuto, Capria, ok? Ciao. Quindi questo è. E lasciate anche l'iscrizione a questo canale, che stiamo raggiungendo gli obiettivi e siamo quasi in finale di Coppa. Mi raccomando, poi con un'attivazione delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e poi
Lasciate anche un like e qualche commento sulla partita di domenica contro la Viola. Quindi questo è tutto e ci vediamo per il prossimo video, ok? Perché questo è una live, ok? Quindi mi raccomando e forza Juve!